la città si sta riattivando, non svegliando perché non abbiamo mai dormito, rispetto a una programmazione che è nata, ripeto, sempre nel 2018 e che oggi sta vedendo i frutti, che sono non solo cantieri ma anche cambio, mi auguro, di modalità di vivere la città. Quindi abbiamo il traffico, inteso non come gente che crea confusione ma cambiamento di impostazione mentale, abbiamo la riscoperta di alcune zone della città che non conoscevamo e che stiamo rivalutando, abbiamo lavorato molto sul settore del turismo, l'elemento dello spettacolo ci è servito per migliorare tante cose e quindi rimetterci in gioco su tante attività che riguardano la rigenerazione urbana. Abbiamo tantissimi temi che vanno dal famoso porto dei Tre Messieri, che dovremmo sbloccare veramente entro fine anno con notizie positive, abbiamo cantieri che aprono però chiudono, abbiamo strade che non si sono mai fatte dal 2018 in avanti, oltre 6 milioni di euro, con i disagi che purtroppo sono naturali, ma credo che la città apprezzi, mi auguro, non lo sforzo personale della squadra, ma tutte le cose che stiamo facendo per renderla più vivibile. C'è chi può essere d'accordo, c'è chi non lo può essere, ma sono convinto che le cose, se si fanno con lo spirito di migliorare e non certo di creare disagio. Dopodiché ci vuole il tempo per assorbirle e credo che stiamo dimostrando di essere in grado di farlo.